Al Franco Scoglio di Messina i siciliani ospitano la Virtus Francavilla. I padroni di casa sono reduci da 7 risultati utili nelle ultime 8 partite. I pugliesi settimana scorsa hanno battuto il Foggia, tornando a vincere dopo 2 mesi. I ritmi sono subito altissimi e al 5° minuto la gara si sblocca. Frisenna dà un'occhiata in area di rigore, fa partire il cross, la difesa della Virtus pasticcia ed Emma Russo non perdona. Quarto gol nelle ultime 4 partite per il numero 10, che nell'ultimo weekend aveva trovato la rete del 2-2 al 96esimo contro la Turris. Oggi segna in casa e chiama il sostegno del proprio pubblico. Al 12esimo parte sempre tutto da Frisenna, stavolta il cross col mancino, sul secondo palo spuca Zunno, terza rete consecutiva in casa per il numero 11, che porta il risultato sul 2-0. Chiedono un fallo su Biondi gli ospiti, secondo l'arbitro è tutto regolare, va a terra il numero 7, Zunno si ritrova lì la sfera e punisce il portiere della Virtus Francavilla. Virtus che però non molla, rimane in partita. Al 19esimo Macca la tocca per Artistico, aveva segnato all'andata, segna anche al ritorno il numero 9 e riapre il match, sesto assist nella stagione di Macca, che la tocca d'esterno e mette Artistico davanti a Piana, che alla sua prima partita tra i professionisti subisce anche il primo gol. Al 39esimo Polidori, finta e controfinta, poi sul secondo palo trova la testa di Macca, non più assist man ma versione bomber per il numero 30, che impatta il match. Tutto da rifare per il Messina, era avanti di 2, si è fatta riprendere la squadra di Modica. Nella ripresa al 70esimo le cose per i padroni di casa si complicano, colpo proibito di Salvo a ingrosso, l'arbitro non vede, gli suggerisce il contatto l'assistente. Messina che rimane in 10, ottavo cartellino rosso nella stagione dei siciliani, che devono disputare gli ultimi 20 minuti più recupero in inferiorità numerica. Sembra tutto in salita, ma all'88esimo minuto Molnar sbaglia il retropassaggio, Branduani ci mette una pezza, Frisenna raccoglie e da 40 metri mette il pallone in porta, 3-2, Messina di nuovo avanti, gol da Cineteca del numero 8, che dopo aver fornito 2 assist nel primo tempo si mette in proprio e segna il 3-2 con questa perla dalla distanza. Cerca il salvataggio forse anche con la mano Monteagudo, non può far nulla, 3-2. A 2 minuti dalla fine esplode il Franco Scoglio di Messina. Padroni di casa che avrebbero anche l'opportunità di chiuderla, prima la chance ce l'ha Ragusa, si fa mezzo campo palla al piede, destro respinto da Branduani, il sinistro salvato sulla riga da Di Marco, che tiene a galla i pugliesi. Al 93esimo Ragusa vede scattare Luciani a tu per tu con Branduani, il numero 9 si fa ipnotizzare, si dispera, Branduani prova a tenere in vita gli ospiti, ma sarà tutto inutile perché dopo quasi 7 minuti di recupero l'arbitro dice che non c'è più tempo, vince il Messina 3-2.